Stavano rientrando a Brescia dopo aver assistito alla partita con Livorno nella città toscana. Viaggiavano a bordo di un pullman che intorno alle 4 del mattino, per cause ancora da accertare, è uscito fuori strada ribaltandosi. La cinquantina di tifosi rimasti coinvolti nell'incidente avvenuto sull'autostrada A21 tra Manerbio e Brescia Sud. Il bilancio è di un morto, un ragazzo di 23 anni di Lumezzane, e di una ventina di feriti, due dei quali in condizioni gravi. Il pullman faceva parte di una colonna di altri 6 autobus carichi di supporter del Brescia Calcio. Gli accertamenti che sono stati effettuati hanno appunto consentito di appurare che potrebbe, diciamo, con una fondata ragionevolezza essere riconducibile a un colpo di sonno, perché di fatto comunque non ci sono cause esterne che hanno determinato appunto la perdita di controllo del veicolo da parte dell'autista. Non ci sono questioni legate in questo momento alla velocità e non ad altre cause che sono quelle appunto su cui stiamo lavorando, che sia una perdita autonoma di controllo del veicolo. L'incidente è avvenuto al chilometro 229 in un tratto di autostrada rettilineo. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Sul luogo, oltre alla polizia stradale, sono intervenute anche 2 squadre di vigili del fuoco e un'autogru necessaria per recuperare il mezzo finito fuori strada. Diletta Giuffrida, Sky TG24.